Benvenuti a tutti i telespettatori di Fly TV e a tutti i fan del Silvio Sisto Show. Dopo un giorno di riposo, perché il mio bodyguard voleva prendere il sole e non voleva lavorare, come promesso oggi siamo qui a Pane e Pomodoro a chiedere ai bagnanti baresi dove passeranno le loro vacanze estive. Sono qui col mio bodyguard Lorenz, che l'ho convinto a lavorare perché non vuole più lavorare. Oggi l'ho convinto dopo un giorno di riposo. Lorenz, perché già a fare il bagno è andato? Cioè io ho l'intervista e lui già va a fare il bagno. Guarda dove sta, guarda dove sta. Ma che stai facendo là? Vediamo. Non ho capito. Ma vediamo questo. Ma tu stai aggiustando là? Però mi piace. Andiamo a fare l'intervista, andiamo. Usakio. Andiamo a fare l'intervista. Sull'impalcatura si è messa, sull'impalcatura. Vamos! Usakio. Ciao ragazzi, come ti chiami? Tu? Riccardo. Ascolta, stiamo chiedendo ai bagnanti baresi, soprattutto ai bagnanti di Pane e Pomodoro, dove passeranno le loro vacanze estive. Le passerete qui a Pane e Pomodoro o andrete altrove? Io probabilmente andrò altrove. Dove? Io ho una villa vicino Lecce, non penso che sia Tricase. Guarda di finanza, ascoltate, c'è una villa a Tricase. Perciò passerai là le tue vacanze estive. La parte finale sì. Perfetto, invece tu? Con lui mi invita sicuramente. Ah, perciò già ti sei unito. Sì, sì. Come si dice a Bari, alla sgroscia. Sì, per forza. Perfetto, ok. Questo mare di Pane e Pomodoro, questa spiaggia vi piace? Sì, abbastanza. Io diciamo, non gradisco molto l'acqua per fare il bagno, però per prendere il sole diciamo che va bene. Solo per prendere il sole. Per il bagno andiamo altrove. Andiamo altrove. Invece tu? Che sono ne pensi? D'accordo, sì, sì. Mi ha contagiato, mi sta su idee. Il bagno vorrei far, ma non si può qua. Meglio non rischiare. No, non infatti. Perfetto, ancora poi si entra bianchi e si esce neri. Va bene? Noi salutiamo sempre la nostra trasmissione così. Usa. Acchio, acchio. Ovviamente al mare. No, Pane e Pomodoro. No, diciamo in settimana, durante il fine settimana andiamo verso Capitolo, Monopoli. In settimana invece ci fermiamo qua. Sì. Ma tu ti fai il bagno qua? No. Meglio non rischiare. Sì, meglio la doccia. Per prendere il sole? Sì. Come lei. Avete fatto tutta una comitiva? Sì. Nessuno, tutta a Monopoli. E in settimana state qui a Pane e Pomodoro. Ma voi ve lo fate il bagno a Pane e Pomodoro? No. No, nessuno fa il bagno a Pane e Pomodoro, non volete rischiare? No. Perfetto, io vi ringrazio, noi chiudiamo sempre così la nostra trasmissione. Usa? Usa. Acchio. Dove passerai le tue vacanze estive? A Mykonos, abbiamo già prenotato. In Grecia? Sì. Ho capito, andrai con gli amici? Sì, sì, partiamo il 2 luglio. Perciò non rimarrai qui a Bari? Penso di no, poi torno, però ripartiamo di nuovo. Ah, proprio alla grande? Sì, sì, alla grande. Fai bene, fai bene. Che ne pensi della spiaggia di Pane e Pomodoro? Senti, onestamente, negli anni, sono anni che la frequento, è migliorata sempre di più, però non c'è mai limite al migliorare. Il bagno te lo fai? No, mai. Il bagno mai? Mai. Vengo qui a prendere un po' di sole. Solo un po' di sole. Che dici, riuscirai a diventare nero come il mio body? Io me lo auguro, quello è lo scopo. Però è un po' difficile. No, però penso di no. Ho capito, perciò Mykonos. Mykonos. Ok, io ti ringrazio e noi chiudiamo la nostra trasmissione sempre così. Usa? Usa. A chiude. Bah, non saprei, comunque penso, spero in un bellissimo posto, bello, dove rilassarsi, stare bene e sia una cosa meravigliosa. Ho capito, devi ancora decidere. Sì, devo decidere, comunque se decido, decido sempre per il meglio. Perfetto, sono d'accordo con te. Ma qui a Pane e Pomodoro passeresti qua la tua estate? Non... Ma se fosse per me sì, perché qua è tutto bello, è bellissimo, è paradisiaco. Quindi per me, guarda, è da tanto tempo che vengo qui. Ti trovi bene? Sì, abbastanza. Perfetto, e il bagno lo fai? Sì, lo faccio. Anche se hai detto che il mare non è molto bello. Non è molto bello, però quando è possibile qua comunque è molto bello ed è meraviglioso, per cui penso che comunque sia una spiaggia doc. Perfetto, io ti ringrazio, okay. Noi chiudiamo la nostra trasmissione sempre così, USA a chiude. USA a chiude. Ma credo devo andare a San Bietto in Bevagna. Con tua moglie? Certamente. Occola con me. No, la moglie. Con la moglie. Fedele per sempre. Perfetto. Una cosa. Dimmi. Se dovevo andare con l'amante, mica lo diceva in televisione. Ha ragione. Perfetto. Invece lì dove va a passare le sue vacanze estive? Io al trampolino. Al trampolino qua a Bari? Sì, a Bari. Perfetto, con sua moglie? Da solo.
Da solo, single? Single. Fa bene, complimenti. È un uomo molto intelligente. Perfetto, perciò al trampolino, non si sposta. È come suol dire, si sposa per un colpo di fulmine, si divorzia per un colpo di genio. Perfetto, io vi ringrazio. Sto con due uomini molto simpatici. Noi chiudiamo sempre la nostra trasmissione con un motto barese. Usa a chiud. È giusto. Usa a chiud. Va benissimo così. Io sul Gargano. Sul Gargano, bellissimo. Invece? A Cassano. A Cassano. Con Cassano o a Cassano? A Cassano, a Cassano. No, con Cassani ci vediamo ogni tanto. Però vado a Cassano che c'ho una piccola stanzetta. Con sua moglie? Sì. E invece lei pure con sua moglie? Famiglia. E invece le comare dove avete lasciato? No, lì non ce ne sono comare. Ah, non siamo poverelli, perché le comare si pagano. E quindi non possiamo dare niente noi. Perfetto, ho capito. Io mi organizzo, quello di Bari li lascio a Bari, quelli del Gargano li vado a trovare. E lui è più furbo di me. Ah, perfetto. Non si esprime. Fa bene, fa a bene. A questa età no, abbiamo bisogno... No, teniamo una piccola età, 75 anni. Ma complimenti, però funziona o non funziona? No, a lui la chiedo da dire. Funziona o non funziona? Funziona, anche non se ne ho 77 anni. Con l'aiuto o senza aiuto? Ma io ci volevo la mano. No, io l'aiuto non l'ho mai preso in vita. Per complimenti. Lo prendo. Invece lei? Vado. Ma ci vediamo vedere. Perfetto, noi salutiamo. Perfetto, noi salutiamo sempre la nostra trasmissione così. Usa a chiud. Usa? Usa a chiud. Usa, agi. Avete appena finito di fare il bagno, sì. Com'è l'acqua? L'acqua è piuttosto fredda, però insomma. Ma è pulita? Sì, non era molto sporca. Sì, abbastanza. Qualche alga quella. Perché molte persone stanno dicendo che non è bello farsi il mare a pane e pomodoro. Voi smentite questo? È una è fantastica come spiaggia. Oggi è fantastico il mare, perciò. Allora, oggi è un caso a parte perché comunque ha piovuto, però di solito è bellissimo. Perciò a pane e pomodoro non si può prendere solo il sole, si può fare anche il bagno. Sì. Sì, si sta bene, solo che c'è il problema di quella fogna che ogni tanto dopo la pioggia sversa i liquami nel mare. Questo è l'unico e grande problema, perché altrimenti si starebbe benissimo, ci stiamo benissimo. Ciò si rimane a pane e pomodoro questa. Pane e pomodoro, sicuramente. E si risparmia. E si risparmia e si sta bene. Va bene, io vi ringrazio e noi chiudiamo sempre la nostra trasmissione così. Usa a chiù. Usa? Come? A chiù. A chiudo. Perfetto. Usa? Usa. A chiudo. A chiudo. Ok, grazie. Come sempre voi sapete che il Bomber gioca a calcio, è Bomber non per caso, perciò appena ho visto dei ragazzi che stavano giocando a pallone mi sono messo in mezzo, sto per tirare un rigore, speriamo che segno, anche se voi sapete che io con i gol non ho molta confidenza, speriamo che segno e chiudiamo così le nostre interviste qui a Pane e Pomodoro. Attenzione, parte il Bomber, attenzione il Bomber, e c'è il gol del Bomber! Chiudiamo così, saluto tutti i telespettatori, tutti i fan del Bomber e mi raccomando, usa a chiud. Lorenzo, abbiamo finito le interviste, tutto a posto. Vedi, tu stai ancora bianco, io sta bronzo, già bronzo. Lorenzo, tu sei già nero, Lorenzo. Non so, però... Ti sei abbronzato, mo scommetto che si sia abbronzato. Sì, sta abbronzando. Io talmente mi fai nervosire che... No, ti voglio bene, fai un abbraccio, sta abbronzato. Un sacchio. Un sacchio.